Porca miseria! Guardate cosa c'è qua! È una stellina! Aspetta! È una stellina questa cosa qua! Allora, ciao ragazzi, bentornati, benvenuti ancora in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a fare ancora un po' di metal detector. Giù là ho il mio simplex. Adesso ho chiesto il permesso al proprietario di venire a spazzolare in questo campo qui. L'altro giorno sono passato con la macchina a fare un controllo qua per i campi. Ho trovato questo. Giù là ce n'è un altro. E giù là ce n'è un altro che sono stati arati 2 o 3 giorni fa più o meno. E probabilmente dovrebbero seminarlo in settimana. Adesso ha fatto un po' di pioggia, quindi il terreno è un pochettino morbido, però vabbè, proviamo a vedere. Oggi mi sono messo anche questi stivali, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Qua mi sembra già di vederla una cartuccia, eccola qua, ecco qua, questa dovrebbe essere una cartuccia da caccia. Vediamo, oggi non ho portato i guanti, mi sono dimenticato, dovrebbe essere una cartuccia, no? Vediamo. No, cos'è che è? Stielfeld, dopo ti faccio la foto, vediamo che roba è. Non lo so, sembra fino a me un fusibile. Allora, subito un altro segnale, non tanto distante. Diciamo che sta quasi sul 70. Proviamolo, dovrebbe essere qua. Qua così. Allora, proviamo a fare così. Vediamo. Vediamo se è già uscito questo. Anche lui lo portiamo a casa e lo controlliamo bene. Allora, ci facciamo un attimino questo lato qui, perché in mezzo lì è veramente tanto morbida la terra, molto paltosa. Proviamo questo. Vediamo, speriamo se anche questo qui non sia qualcosa di porcheria. Non sembrerebbe neanche tanto profondo. La terra è tanto bagnata però, eh. Tanto bagnata. Ah, l'ho toccato. Mamma mia, cos'è? Cos'è sto coso? Ah, è la punta di un cucchiaio. Guardalo qua. Eh già. Eccolo qua. Eccolo qua. È la punta di un bel cucchiaio. Ultimamente sto trovando un sacco di cucchiai. Questo è tenuto anche bene, peccato non ha il manico. Allora, sono venuto avanti un pochettino dal di lì. Allora, qua abbiamo 54, 53, 52. Proviamo a vedere se è subito qua. È questo. Ah, porcheria anche qua. Fa vedere. Ah sì. Vediamo. Una lattina, un pezzo di lattina anche qua, guarda. Già, eccolo qua, mannaggia. Allora, qui abbiamo un altro segnalino che insomma non è il massimo, però visto che fino adesso interessante, porca boia, non abbiamo trovato niente. Ecco qua, subito la zozzeria da portare via, guardate qua. Porca miseria, queste lattine qui sono maledette. Allora, qua abbiamo un segnale non molto profondo. Proviamo a vedere cos'è. Subito qua. Vediamo un po'. Vediamo se è uscito.
questo. Porca miseria, guardate cosa c'è qua, è una stellina. Aspetta, è una stellina, guarda cosa qua. Almeno sembra, la vedi? Sembra, dopo la devo pulire. Vedi? Sembra come se fosse una stellina. Allora, ci facciamo una pausa, ragazzi. Abbiamo trovato quasi niente oggi, è solo delle cose di poco conto. Allora, andiamo di Red Bull White per rinfrescarsi un po' la gola, c'è una gola secca che fa paura. Pensavo di trovare più roba, per essere il mio primo campo, diciamo che si fa anche un sacco di fatica a camminare perché si sprofonda veramente tanto. Fortunatamente mi sono portato gli stivali oggi, guardate come sono conciato a furia di inginocchiarsi e di camminare con il camminare sulla melma, perché alla fine è melma, forse quella zona là è forse un pelo più asciutta la terra. Ragazzi, voi non fate i furbi, iscrivetevi al mio canale YouTube, lasciate un bellissimo like anche a questo video e lasciate sotto qua un bel commento che appena io lo leggo vi rispondo. E mi raccomando, attivate la campanella perché sennò YouTube non vi fa vedere quando metto fuori i nuovi video. Ok, dai, possiamo andare verso la macchina e vediamo magari di entrare dentro nel bosco dietro, vediamo un po' se troviamo qualcosa dalla parte di là. Andiamo. Allora, qua avevamo un targhettino che forse è uscito. È questo coso. Allora, ragazzi, scusate, ma si era scaricata la batteria della GoPro. Intanto comincia a piovere. Guardate qua cosa abbiamo trovato. Dovrebbe essere un vecchio rubinettino, secondo me, questo coso qua. Guardate qua. Sì. Allora, ragazzi, devo scappare, qua comincia a piovere. Incomincia a piovere. Adesso quasi quasi prendo il sentiero lì, tanto la macchina ce l'ho giù là. Allora, ragazzi, anche per oggi questa avventura con il metal detector nei campi arati è terminata. Sono conciato da fare schifo, adesso mi sono cambiato un attimino perché ha fatto uno sguazzone. Adesso sembra che sia terminato, però ormai sono le 5, vado a casa. Allora, come prima esperienza non è stata male. Peccato l'unica cosa che i campi sono proprio inzuppati perché ha piovuto per 4-5 giorni, ha fatto delle belle bombazze d'acqua, quindi è bello bagnato. Però è bello, mi è piaciuto. Un po' faticoso camminare nel campo così morbido, perché non so a che profondità va l'aratro quando arano il campo. Io penso che 50 cm andrà giù. Guardatelo qua il campo dov'è. Chiaramente adesso non sono riuscito a girarlo tutto perché è impossibile. Adesso io ho girato i bordi di lì, sono passato in mezzo di qui. Allora, questo è il campetto che abbiamo fatto prima, non tutto, ragazzi, perché in mezzo qua era un disastro perché c'è giù proprio la melma ed è quasi impossibile camminarci, si sprofondava da matti. Però dai, il cucchiaino l'abbiamo trovato lì in mezzo, non male anche questo. Mi raccomando, seguivi anche su Instagram e sulla mia pagina Facebook. Va bene, io vi saluto. Io vi do appuntamento al mio prossimo video. Mi raccomando, se non sei iscritto al mio canale, iscriviti, lasciami un bellissimo like se ti è piaciuto comunque questo mio video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!